spettacolare proprio. Un insieme stupendo. Che meraviglia! Arriva l'autunno, arriva voglia di mangiarsi qualcosa di molto più cremoso e avvolgente. E oggi facciamo una pasta cremosa e avvolgente. Profumi d'autunno, bilanciamento di sapori con tendenza dolce e una tendenza invece un pochino più sapida. Parte croccante, perché a noi la parte croccante ci piace. E ci facciamo proprio un bel piattino, un bel primo piatto adatto per un semplice pranzo, anche in realtà della settimana, ma potrebbe essere anche un piatto adatto per una cena a tema autunno, ad esempio quando avete degli ospiti. Siete pronti a fare questa ricetta ultra easy? Ve la spiego veramente in pochissimi passaggi. Partiamo con un bel soffrittino porro, come dico io, porro. Mi sforzo un po'. L'ho preso direttamente nell'orto, questo ho fatto le stories di Instagram che lo raccoglievo, e adoro il porro con la zucca. È tanta roba, molto più roba che la cipolla, perché con la cipolla il tutto risulta un po' più anemico. Il porro arricchisce invece. Prima lo tagliamo a pezzetti non troppo grandi e poi lo facciamo soffriggere con un bel giro d'olio. Nel frattempo noi prendiamo la zucca. Io ho scelto la zucca Delica, che è la mia varietà preferita ed è molto versatile. Altrimenti potreste scegliere come varietà adatte la Violina oppure anche molto la Mantovana. La tagliamo a metà, togliamo i semi interni, sbucciamola e tagliamola a cubetti abbastanza piccoli. Chiaro che più i cubetti sono piccoli, prima cuoceranno, quindi regolatevi voi. Li mettiamo nella padella, facciamoli andare assieme al porro. Pizzico di sale e cominciamo ad aggiungere dell'acqua. L'acqua servirà ovviamente per ammorbidire la zucca. Mettiamo il coperchio e facciamo andare circa 15 minuti, 20, dipende insomma quanto saranno grandi i pezzi di zucca. Sappiate che io adoro fare una cosa quando mancano pochi minuti alla fine della cottura: prendo con un cucchiaio un pochino di zucca cotta e la schiaccio con la forchetta in modo tale da aiutarmi ad avere una crema pazzesca. Nel frattempo che la nostra zucca cuoce, ovviamente avremo messo anche sul fuoco la nostra pentola d'acqua per la pasta, prendiamo dello speck che regalerà una sapidità a questa pasta molto giusta, perché la renderà equilibrata. Ricaviamo delle fettine, circa 80 grammi, non troppo sottili ma neanche troppo spesse, quindi non so se avete il pezzo come nel mio caso lo fate voi, altrimenti andate dal vostro salumiere e gli dite di tagliarla, ecco, un pochino più sottile rispetto alla classica fetta spessa che si usa per fare i cubetti. E appunto ricaviamo dei cubetti, in padella li facciamo rosolare con un goccino di olio, ma proprio un velo, e ovviamente dovranno risultare croccanti. Nel frattempo diventa sempre più buio, li teniamo da parte e comunque quel grasso lo teniamo nella padella, perché adesso arriva il pane. Un pane di segale io ho scelto, o comunque io vi consiglio un pane integrale, un pane scuro, perché riequilibrerà anche in questo caso la dolcezza della zucca, perché ovviamente se abbiamo un pane nero che ha una tendenza dolce inferiore al pane bianco, capite anche voi che diamo equilibrio al piatto. Quindi ricaviamo anche qua delle fette, poi le spezzettiamo in un mixer, frulliamo fino ad ottenere dei pezzetti piuttosto grossolani. Per questo io non vi consiglio il pane secco secco, perché altrimenti vi risulterebbe subito pangrattato, e in quel caso il pangrattato asciugherebbe troppo poi la pasta. Quindi pezzetti, granuli. Se preferite, siccome deve essere un pochino fritto questo pane, aggiungete ancora un goccino di olio. Facciamolo andare abbastanza piano, perché altrimenti tende a bruciarsi subito. Vedrete che comunque risulterà croccante, basta farlo saltare spesso. E poi ci aggiungiamo anche delle noci in questo pane, tritate a coltello. Facciamole andare anche qua, poi aggiungiamo lo speck e quando il tutto è bello croccantoso ci fermiamo e teniamo da parte. Ora la pasta, io ho scelto delle penne, ovviamente scegliete la varietà di pasta che preferite, vi consiglio comunque di usare una pasta corta. Quando la pasta risulta al dente la mettiamo nella nostra padella in cui è stata cotta la zucca, e magari la zucca prima di ricevere la pasta la potreste aromatizzare con un po' di rosmarino, che ci sta benissimo tritato fino, e un po' di pepe. Facciamola andare, ok? Aggiungiamo della ricotta per avere una parte ancora più cremosa. Quando la pasta è pronta spegniamo il fuoco, aggiungiamo il granone e finiamo di saltare. Impiattiamo completando la nostra pasta con il crumble, ovviamente un po' di pepe nero gratuitato, e basta, si mangia subito. Spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta, è molto pratica, molto veloce. Sappiate che è una pasta che mette d'accordo moltissimi, perché i gusti sono molto... c'è anche chi non piace la zucca, ad esempio, siccome c'è lo speck che attenua la dolcezza, la gradirà a bomba. A proposito di speck, se siete vegetariani potreste
riequilibrare la dolcezza della zucca con del radicchio sfumato, con un goccino di vino rosso, e lo aggiungete magari sopra prima di servirla. Ci vediamo ovviamente anche su Instagram, se vi va di dare un'occhiata, insomma trovate anche altre idee, quelle super belloshi. Vi lascio qua come sempre altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video, mi confondo. E invece qua sotto c'è il collegamento per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta. E noi, ragazzi cari, ci vediamo molto presto con un nuovo video, ovviamente. Arrivederci. Sempre mani bloccate, a fine video, sì, il freddo gioca brutti scherzi.